Una sfida sportiva, ma soprattutto umana, che vuole dimostrare che nella vita nulla è impossibile. E questo è il messaggio centrale del libro Oltre il volo del gabbiano di Luigi Spitali, presentato all'interno della sala Canonico Butera all'Istituto Testa Secca. Il libro narra le gesta della squadra di ciclismo sorta nella provincia nissena, la Libertas Nemo, che realizza il sogno di varcare i confini della Sicilia, vincere e diventare sempre più protagonisti nel mondo delle due ruote a pedali. Alla presentazione del libro hanno partecipato, oltre all'autore, il campione di ciclismo Rosario Fina, il docente di lettere Firrera, il presidente dell'associazione Terre di Frontiera e la curatrice della prefazione Fiorella Falci. L'idea di scrivere questo libro nasce da una situazione pressoché casuale. Un giorno io, che avevo scritto di getto la storia di questo gruppo e l'avevo conservata in un cassetto pensando che fosse un fatto riservato a pochi, anche perché così era stato interpretato nel nostro contesto socio-antropologico e quindi nella nostra comunità, la molla scattò nel momento in cui io lessi su un quotidiano regionale una frase di Manlio Sgalambro, il filosofo che scriveva i testi per Franco Battiato, che disse: noi scrittori abbiamo sempre parlato dei siciliani sconfitti, dei vinti e mai dei vincenti, bisognerebbe farlo. E io, ricordandomi che potevo essere fra gli scrittori che avevano parlato della nostra terra, perché avevo precedentemente realizzato un saggio che parlava della ricostruzione dell'Italia, pensai che era doveroso farlo e fino a un certo punto l'ho fatto. E l'ho fatto non per una rievocazione storica che rappresentasse la nostalgia di chi aveva vissuto un periodo felice e vincente, ma per dare un messaggio ai giovani, per dire che se veramente lo vogliono ce la possono fare, ma non solo nello sport, nella vita di tutti i giorni. Basta impegnarsi, come dicevo prima, con entusiasmo e con le capacità che ognuno di noi ha a livello latente.